Quando è arrivata ufficialmente la delibera della giunta Bassolini, dove la giunta con la delibera esecutiva aveva riconosciuto al nostro istituto il liceo musicale coreutico. Quindi la parte politica ha svolto tutto quello che doveva fare, ma benedetti Dio, io dico, la mia non è una polemica, perché poi alla fine sono i cittadini che la prova del 9, la prova del banco sono loro. Basta ascoltare quello che c'è in messaggio mediatico in questi giorni, basti pensare che la provincia di Salerno ha perso 450 cattedre, quindi il problema non è il sindaco di Deggiano, non è Michele Di Candia, evidentemente si sta poco attenti a quello che il messaggio che il governo centrale manda alla periferia. Se i tagli ci sono stati, non certi li ha provocati il sindaco Michele Di Candia, ma perché lo Stato in questo momento la sta attraversando grosse difficoltà. E penso di aver detto tutto, non voglio fare polemiche, non voglio dire nulla. Qualcuno piglia la briga di andare a recuperare questa delibera di giunta regionale che è esecutiva e legga all'interno che cosa c'è scritto. Mi fermo qua.